detto da te, detto da te. Ma avete ripreso bene. Fiorello è un artista a 360 gradi, ma sei anche giornalista? No, mai fatto giornalista. No, però in qualche modo comunico, che già è importante. Con noi Studio Aperto qualcosa lo faresti? Sei di Studio Aperto tu? È nuovo questo, l'avete preso adesso? Scusate, fatti vedere. Io non l'ho mai visto. Studio Aperto Italia 1? Italia 1. Ma non ci credo. Bravo. Direttore, qua c'è un giornalista bravissimo, in erba, non sai, d'assalto, ma preso da dietro proprio, non me ne sono manco accorto. Complimenti. Ma tu dietro al bancone ci staresti? Quale bancone? Quello di Studio Aperto. Ah, di Studio Aperto, no, non ho la cultura adatta. Qual è il tuo futuro? Il mio futuro? Che ne so, figlio mio, guarda, io non so manco cosa mi accadrà, cosa ho fatto ieri, pensa il futuro. Il mio futuro è quello che sto vivendo oggi. Il premio che ricevi oggi cosa vuole dire? Ah, non lo so, bisogna chiederlo alla giuria e a chi l'ha dato. Secondo me si sono sbagliati, glielo chiederò stasera. Quindi Fiorello, imitatore, cantante, e poi? Spero una brava persona. T'ho scioccato questa risposta, eh? Sei rimasto un po' così. Oggi è difficile essere brave persone. Per fare i salti hanno detto che bisogna saperla fare, che bisogna saper far ridere, tu lo sai fare? Non lo so, quello è il pubblico che deve decidere. Io faccio sempre del mio meglio. Poi c'è sempre questo mestiere qui è fatto proprio per essere giudicato dai critici, dal pubblico, da anche chi ti sta vicino. Cioè chiunque ti giudica, no? È un lavoro che è perennemente sotto giudizio. Fai ridere se bravo, non sei bravo, a me piace, a me non piace, quindi devi imparare a convivere con questo tutti i giorni. Il pubblico non sbaglia mai. Ti giudica onesto anche il pubblico? Sì, penso di sì. Se sono qui a ritirare un premio e se vado in TV e ci sono 10 milioni che mi guardano, vuol dire che qualcosa di buono c'è. Non dico tutto, ma qualcosa. Ti insegno un altro trucco del giornalista: deve essere sempre molto efficace, ma breve. Capisci? Tu, essere breve, tu breve, saluto e via. È un modo per dire taglia? Esattamente.